Buonasera amici di Piazza Pallone, prima puntata del 2016 col Mantova che sta giocando l'Azzurri d'Italia contro l'Albino Leffe, risultato 0-0. Siamo così verso il ventesimo del secondo tempo di una giornata molto particolare. Mantova deve assolutamente conquistare 3 punti per così ripartire in una corsa per la salvezza particolarmente difficile, però insomma con buone speranze almeno per il girone di ritorno. Questa è l'ultima giornata d'andata, ci sono già giocati anche tutto il resto delle partite dell'ultima giornata della Lega Pro del girone d'andata. Ne parliamo con i nostri ospiti che saluto e così ringrazio di essere venuti in questa serata. Cominciamo da te, Gianni Veronesi, ciao. Buonasera Gianni, Giulio. Benvenuti. Grazie a te per l'invito. Più che altro. Ernesto Valerio, il presidente del Castiglione. Grazie. E Paolo Creffi, presidente del Borgo Virgilio, che avete tantissime iniziative. Io ho assistito così alla festa un po' degli auguri di Natale, c'era una quantità di ragazzini che facevano tantissimi sport. Insomma, il vostro ruolo non è solo agonistico ma insomma anche sociale, perché a Borgo Virgilio state facendo un grande lavoro e ci sono anche tanti progetti. Allora andiamo subito a vedere intanto come è andata la giornata di campionato della Lega Pro, l'ultima col Mantova che sta in questo momento ancora giocando. Andiamo a vedere quindi i risultati dell'ultimo turno di campionato. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. È stata una giornata particolarmente così, un po' che ha riassunto le dinamiche della Lega Pro del girone A dall'inizio del campionato, con qualche risultato sorprendente e alcune conferme. La sorpresa, lo vedete, il successo del Sudtirol sul campo del Cittadella, poi nel resto della partita il pareggio dell'Alessandria contro il Padova, che paradossalmente ha così fallito l'opportunità di eventualmente andare più in alto in graduatoria. Poi vedete la vittoria del Bassano contro la Reggiana, che ha rimesso i veneti nella condizione di poter lottare per il primo posto, pareggio tra Cuneo e Cremonese, la sconfitta della Gian Erminio contro il Pordenone per 2-1, il pareggio 2-2 tra Pavia e Feralpi e Sanò, la vittoria del Renate sul campo della Propatria e poi il successo in chiave salvezza importante, quello della Pro Piacenza contro il Lumezzane per 1-0. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Io parto da te Ernesto, perché il campionato di Lega Pro comunque nel girone A non si discosta, bene o male è sempre un po' così la solita al solito percorso, il solito tragitto. Insomma, anche questa giornata ha dimostrato qualche sorpresa e qualche conferma, cosa mi dici? Sì, come hai detto prima giustamente, il risultato che balza più all'occhio è la vittoria, o meglio la sconfitta del Cittadella in casa, che è la squadra che sembrava aver avuto un po' più di costanza durante la stagione, ed è la squadra che per una serie di ragioni sia sportive che economiche è quella che deve puntare per prima al successo finale. Sportive perché comunque ha mantenuto il grosso dell'assetto della squadra dello scorso anno, che è retrocessa non male dalla Serie B, ed economica anche perché lo scendere il primo anno dalla B alla Lega Pro è importante come aspetto economico, perché si scende con il famoso ombrello ed è importante quel gap economico che si ha a favore rispetto alle squadre che militano già in Lega Pro per poter costruire una rosa all'altezza di una vittoria di un campionato. D'altro canto è una squadra che non riesce ad ammazzare il campionato e difficilmente ci riuscirà, anche perché dietro l'Alessandria, a parte qualche battuta d'arresto all'inizio, ha corso bene anche in Coppa Italia, facendo assaporare dopo tanti anni una stagione diversa a quella che oggi è la Team Cup. E dall'altro vedi che squadre come il Bassano, che pur cambiando di anno in anno allenatore e qualche componente essenziale come la cessione di Nolè alla Reggiana e altro, riesce a essere sempre nelle posizioni alte, e credo che prima o poi, se non è quest'anno, prima o poi il colpo
alla famiglia Rosso riuscirà di portare a fare il Bassano un campionato di Serie B. Giù invece la situazione si ingarbuglia perché laddove la Pro Patria con la sconfitta di ieri torna ad essere, cioè, o meglio, torna a vedere arrestarsi i tentativi velleitari di rimonta che aveva avuto nelle passate settimane con diversi risultati utili consecutivi. C'è il Renate che sembrava morto fino a qualche settimana fa e col cambio di allenatore sembra tornato in auge con qualche scelta nell'undici di base diversa e la Pro Piacenza che alterna risultati ma che comunque i suoi punti a casa, soprattutto negli scontri diretti o paradiretti, ti porta sempre. Gianni, nei ricorsi un po' storici della Lega Pro, forse il Mantova ha fatto uno dei più brutti gironi d'andata della storia, insomma, anche negli anni, quelli anche un po' più difficili della Serie B, insomma, difficilmente il Mantova l'abbiamo visto in queste condizioni. Tu, tra Sì. l'altro, sei speaker allo stadio, quindi insomma lo Sì. vedi anche con una certa regolarità questa squadra qua. Sì, la Che idea vedo ti sei soprattutto fatta? in casa e ogni tanto do un'occhiata agli screening in trasferta e questa è una stagione certamente molto difficile perché siamo insomma, in una situazione di classifica delicata con 15 punti prima di questa partita e con la necessità di farne tanti di più nel girone di ritorno. Precedenti storici, sì, si potrebbe anche tirarli in ballo, ma Meglio non evitiamo di farlo. non farlo perché Gianni li sa purtroppo. tutti, quindi no. È meglio non. Sì, anche perché difficilmente a un girone d'andata disastroso è mai seguito, almeno nella storia del Mantova, un girone di ritorno trionfale al punto da evitare qualsiasi problema. Speriamo che ovviamente quest'anno non sia così e comunque la formula del campionato ti permette anche di non raccogliere tantissimo e comunque affidarti alla cosiddetta lotteria dei play-out e naturalmente ci auguriamo che il Mantova riesca anche a superare questo scoglio. Naturalmente in queste settimane ci attendiamo la svolta, quella svolta che può essere favorita dalla sosta che è stata molto lunga, sosta che ha permesso di ricaricare le pile, probabilmente anche di aggiustare qualche idea tattica e naturalmente di intervenire sul mercato che è ancora aperto e che magari ci riserverà ancora qualche sorpresa. Ecco, io vado già sull'argomento perché sei presidente, Paolo, di una società sportiva. Inizialmente il Mantova, insomma, è partito con delle idee molto chiare, indifferentemente dal discorso del campo. Lì, spesso anche i più grandi, con tanti soldi, con tante idee, si può sbagliare, insomma. Ultimamente però sembra che ci sia qualcosa che dia un po' così, qualcosa da pensare, tipo la possibilità di nuovi ingressi, già ci sono dirigenti nuovi, non lo so, c'è qualcosa nell'aria che spaventa oppure che incoraggia, non saprei. Guarda, Domanda io no, ma difficile. molto tranquillamente ti dico che ho avuto anche l'occasione di parlarne in questi giorni anche con altri amici, insomma, che seguono con me l'attività sportiva di base. E devo dire che questi segnali, sapendo la serietà della società, perché insomma bisogna partire da lì, abbiamo dato credito a questi dirigenti, a questo gruppo che ha solidità, almeno sulla carta, e quindi ci dovrebbe dare tranquillità. Però certe azioni che abbiamo visto, certe uscite di questi giorni assomigliano molto purtroppo a dei passaggi che non sono stati poi fuorvieri di grandi finali. Sì. Devo dire che anche quello che abbiamo visto, tu prima mi hai detto io seguo una società dilettantistica, sì, con un buon settore giovanile di calcio, sì, Sì. siamo molto vicini a quello che fa il Mantova, a quello che fanno le società più blasonate di noi. E gestire i rapporti a livello di settore giovanile con queste grandi squadre per cercare di valorizzare i giovani, tante volte può anche fare un po' a pugni con quello che si legge, come abbiamo visto anche in questi giorni. Io non voglio certamente fare polemica, però lo dico perché il giornalista sicuramente della Gazzetta ha fatto il suo lavoro riportando la notizia di un paio di ragazzi che saranno tesserati per il Mantova perché legati probabilmente a futuri sponsor. Questo è un tema molto delicato perché sta condizionando molto non solo i campionati professionistici, ma anche i campionati dilettantistici, insomma. Argomento che insomma tu sei stato presidente, anche te Ernesto, di una società professionistica, insomma capita spesso, insomma è un argomento un attimino difficile anche da sviscerare, c'è qualcuno che non è che proprio ti dice fa giocare mio figlio e ti No, do i c'è qualcuno soldi, che te lo dice, o sarebbe qualcuno il anche, ecco, discorso. mettiamola così, Allora, che ci sia qualcuno che. non saprei neanch'io come. Come dice giustamente Paolo, andare
cioè è un fenomeno che esiste e non è che l'abbiamo scoperto noi oggi in questi giorni con quello che è uscito sulla Gazzetta di Mantova, ma anzi, cioè è qualcosa che negli ultimi anni prima ha preso piede in maniera timida, erano sporadici, adesso invece vedi che a noi quest'anno non capita, però negli anni scorsi capitavano situazioni in cui una piccola premessa, ti fermo, ricordi, qualcuno si ricorda, anche te Gianni te lo ricorderai, ad esempio l'ingresso di Famà in società che voleva far giocare il figlio, era in sostanza quello che poi non ha mai messo piede in campo ed è entrato in società del Mantova e ha dato anche qualche milioncino, insomma. È riuscito anche a entrare nell'almanacco Panini, perché al fine è stato tesserato, credo, anche in Serie A dall'Ascoli, se non ricordo. Esatto. Sì. Togliamo a Ernesto. Il discorso è che questi fenomeni esistono e deve esserci lì la solidità sia economica che anche, passami l'espressione facile in questa situazione, morale, di riuscire a dire di no. Il problema è che tante volte ti mette palesemente in difficoltà, perché in determinate situazioni, in determinati momenti storici, che siano professionisti o no, dire di no a delle situazioni così palesi ed importanti può metterti in difficoltà con quelli che possono essere soci o comunque con quello che è il movimento in generale. Il problema è a tutti quanti i livelli, come dice giustamente Paolo, sia a livello professionistico, in cui arriva magari la sponsorizzazione importante con legato il pacchettino dietro, che attenzione, non è soltanto di giocatori, ma può essere di tecnici, può essere di collaboratori, può essere di figure dirigenze, può essere di tutto. Il problema c'è anche negli ambienti molto più piccoli, e lì paradossalmente che ti dà fastidio, perché se si fa l'operazione per decine di migliaia di euro, per uno sponsor importante, per delle situazioni che ti possono cambiare, non dico soltanto la stagione, ma anche la vita di una società, è un conto sul quale ragionare su e sul quale puoi fare i conti, ripeto, con il proprio portafoglio e con la propria morale. Ma vedere situazioni che sono legate magari a ragazzini, o magari alle famose quote, o magari altre posizioni in campo diverse, legate a, davvero certe volte, a sponsorizzazioni di poche centinaia di euro, è lì che tante volte davvero ti fa cascare, come si dice, sbragando un po' il latte alle ginocchia. Allora, andiamo a vedere la classifica della Lega Pro, sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Eccola qua la classifica, adesso la vediamo tra un attimo, eccola qua, allora vedete, comanda l'Alessandra insieme al Cittadella, quindi dicevo l'occasione un po' sprecata da parte dell'Alessandra di avere due punti in più, quindi di essere da solo, il Bassano che si è reinserito grazie appunto alla sconfitta del Cittadella e su Tirol che quindi si è inserito nella zona azzurra. Momenti non particolarmente facili per la Feralpi Salò, che insomma ultimamente si è un po' fermata, anche il Pavia qualche difficoltà, la Reggiana continua ad avere problemi di continuità e poi in basso vedete la propria Piacenza con la vittoria con Lumezzane è un po' scappata via, la Gian Erminio si è un po' rimessa in zona, un po' l'obiettivo del Mantova a livello di classifica di arrivare lì, adesso il Mantova è a 15 punti, virtualmente in questo momento ne avrebbe 16, visto che è ancora 0-0 e poi vedete il resto della graduatoria, il Mantova è lì che insomma cerca in tutti i modi di poter uscire dalla zona arancione. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Qua che stati fa Mantova vicino al gol, andiamo in pubblicità, comunque ci vediamo dopo. Bentornati in diretta dagli studi del Boma, Piazza Pallone 0-0 il risultato, un'occasione clamorosa di Anastasi fuori di poco. Allora, dicevamo della giornata con tanti gol, alcuni anche molto belli, andiamo quindi a vedere tutti i gol dell'ultimo turno di campionato dopo. Ultima giornata del girone d'andata della Lega Pro Girone A, Alessandria Padova, il vantaggio è del Padova con la rete di Altiniera al 19esimo, alla fine ci sarà il pareggio di Marconi al 60esimo di testa, finisce 1-1 tra Alessandria e Padova. Vince il Bassano contro la Reggiana, si avvicina la vetta della classifica a risolvere l'incontro, e questo spettacolare gol di Iocolano con palla all'incrocio di pali all'88esimo, Bassano
che batte la Reggiana 1-0. Vedete il gran gol di interno destro e palla all'incrocio di palla. Vittoria a sorpresa, quella del Suterol sul campo delle Cittadella. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Chiaretti al quarto del primo tempo. Vedete la bella girata di sinistra, il pallone nell'angolo. Poi ci sarà il pareggio realizzato da Tulli. Vedete il pallone in mischia, poi la palla nell'angolo, quindi 1-1. Vedete, bravissimo nello stretto ad infilare l'angolo Tulli. Poi il Suttirol si porta sul 2-1 con la rete realizzata da Cia al 55esimo. Il vantaggio quindi del Suttirol sul campo del Cittadella per 2-1. Poi alla fine la reazione del Cittadella con il gol di mischia di Litteri al 61esimo, quindi 2-1 che diventa 2-2 tra Cittadella e Suttirol. Sembra risolto il match in parità, ma proprio allo scadere ci sarà questo fallo in area e sarà Gliozzi a realizzare il gol del 3-2 che riporta tre punti pesanti. ...0-0 tra Cuneo e Cremonese, partita molto equilibrata con azioni da una parte e dall'altra. Vedete il gol è poi realizzato ma annullato per quanto riguarda il Cuneo, con molte proteste nel primo tempo, anzi verso la fine del secondo tempo, questo pallone che poi è messo dentro. E invece ritorna alla vittoria il Pordenone sul campo della Gian Erminio. Il vantaggio è realizzato dal Pordenone al 12esimo con Filippini. Quindi 1-0 del Pordenone. Colpo di testa e il pallone che finisce sui piedi di Filippini e la palla in rete. Poi c'è il raddoppio ancora del Pordenone, un po' fortunato il giocatore Mandorlini, palla nell'angolo, quindi 2-0. E nel finale in mischia arriverà il gol di Perna per il gol dell'1-2 della Gian Erminio contro il Pordenone. Gol di Perna, era più di un'altra sconfitta per la Gian Erminio. Match clou della giornata, Pavia Feralpi Salò. Primo passare vantaggio al 36esimo è il Feralpi Salò con Tortori. Questa conclusione con errore da parte dell'estremo difensore del Pavia. Poi c'è il pareggio, anzi pareggio su calcio di rigore realizzato da Cesarini al 41esimo. Poi sarà il Pavia a passare in vantaggio al 68esimo, sempre con Cesarini, con questa magia, con palla all'incrocio dei pali. Vedete il bel gesto tecnico da parte di Cesarini. E poi ci sarà il gol del definitivo 2-2 di Tortori, con palla nell'angolo. Quindi finisce 2-2 tra Pavia e Feralpi Salò. Il match clou della giornata. Renate conquista tre punti d'oro sul campo della Propatria. Vedete la rete realizzata da Florian al 75esimo di testa. Quindi Renate che batte la Propatria per 1-0. Una bella incornata, ma l'erroraccio da parte del portiere della Propatria. Quindi finisce 1-0. E poi il successo pesante in chiave salvezza della propria Cenza contro il Lumizzane. L'1-0 realizzato al 56esimo da Rantier di testa, quindi palla che si insacca. Quindi propria Cenza 1, Lumizzane 0. Vedete la bella incornata con palla dentro. Allora Paolo, tante iniziative a Borgo Virgilio, né? Intanto le attività sono tante, si parla ovviamente il calcio, poi dillo te. Guarda, tante volentieri, cose. Volentieri, ringrazio molto di darmi questa possibilità, lo faccio sempre volentieri.
Il calcio, come dicevi tu, ormai è noto e riconosciuto, comunque giochiamo con 15, lo ricordo perché anche questo va detto, dalla seconda categoria di calcio abbiamo in campo poi altre 13 squadre fino ad arrivare alla scuola calcio e piccoli amici. Abbiamo un settore pallavolo di livello importante per quanto riguarda la nostra provincia, non solo, abbiamo una sinergia importante con il top team che gioca a Chiarese, come sapete, quindi con loro abbiamo sviluppato una sinergia molto forte sull'attività del settore maschile. Abbiamo una Under 19 che gioca con nome top team, ma sono ragazzi che sono cresciuti nel nostro vivaio e insieme a loro hanno la possibilità di provare anche i campi di categoria. Quest'anno, sapete, faccio anche qui complimenti a loro, che il top team sta facendo molto bene. Ah sì, sì, sono sì. Nove vittorie consecutive, penso che solo la Juve insomma riesce a tenere il passo e la Juventino lo dico volentieri. Il settore pallavolo poi si muove molto bene anche in ambito femminile, dove abbiamo anche lì la Serie D seguita da tutte le varie squadre fino ad arrivare all'Under 13. Poi abbiamo tutta una serie di attività in sport cosiddetti minori, non tanto perché lo siano come potenzialità, ma perché magari hanno meno praticanti, però parliamo delle arti marziali, parliamo del tennis, parliamo della ginnastica, parliamo dell'attività per la terza età, quindi insomma ci muoviamo in un fronte molto ampio. E voglio solamente agganciarmi un attimo a un passaggio che riguarda anche il calcio, ma al femminile. Sì. Noi abbiamo portato quest'anno una importante sinergia anche qui con l'Atletico Mantova, dell'amico Nicola Venturelli, ne approfitto anche per fare gli auguri perché oggi compie gli anni. Ah, auguri, quindi auguri. Nicola tanti auguri. Ha giocato, anzi lui giocava, io stavo lì a guardare, giocavamo insieme da bambini. E la prima squadra dell'Atletico Mantova gioca da noi, in alternanza con la nostra seconda categoria, e abbiamo aperto una scuola calcio femminile, tutta al femminile. Come sapete le bambine possono giocare nelle squadre giovanili, sì, del calcio, esatto, come quota rosa, e portano anche dei vantaggi. Qui proprio invece si parla di scuola calcio femminile che sta dando buoni risultati, quindi è partita, ci stiamo lavorando anche con le scuole dove abbiamo dei progetti molto forti, e quindi insomma sono molto soddisfatto di poter raccontare queste cose anche qui, che è una tribuna prettamente calcistica. Calcio femminile, ho sentito voci anche a Castiglione, c'è voglia di provare anche questa avventura? Ma è una cosa che io personalmente vado dicendo da un paio d'anni, l'occasione era stata ottima quest'anno di poter portare in città un'istruzione più ampia, più forte sul calcio femminile, grazie alla Supercoppa italiana che abbiamo ospitato lo scorso 26 di settembre. Brescia-Verona, stadio pieno, tutto quanto è riuscito alla perfezione. E lì per noi è stato importante perché è stata la prima occasione reale in cui tanti genitori, tanti anche collaboratori, personale interno del Castiglione hanno potuto vedere che si può far calcio dall'altro lato del calcio, come si dice, calcio femminile, in maniera non solo organizzata e bella esteticamente, ma anche dal punto di vista sportivo, perché hanno visto una partita di alto livello. Noi numericamente con le atlete siamo più bassi, perché abbiamo una tra ragazze e ragazzine che vengono fisse ad allenarsi un poco meno di 10 elementi. Adesso ci sono altre che timidamente si avvicinano, non è facile, perché a differenza del Borgo Virgilio abbiamo una ad oggi il discorso maschi e femmine insieme, quindi non tutte hanno la volontà anche a livello familiare di poter venire a giocare. La volontà è quella di invece di riuscire con collaborazioni che possono essere sia quella con l'Atletico Mantova, c'è stato un primo approccio qualche settimana fa e andrò a trovarli settimana prossima, e sono contento di poter provare a vedere se nell'ambito provinciale si riesce ad estendere questo discorso e far sì che si faccia un po' rete, un po' sistema di più, e che non sia davvero il rosa il colore di questo trade union. E la volontà, ripeto, è quella di estenderlo, di non farne più sporadicità o appunto elementi singoli che giocano, ma di poterci provare a strutturare anche noi partendo da, magari proprio dalle più piccole, che è lì che vedo più entusiasmo e più numeri sinceramente, partendo dalle più piccole e riuscire a costruire qualcosa anche a Castiglione, che non è che non abbia mai avuto niente, sì, perché comunque squadre di amatori femminili a Castiglione ci sono state, sì, per mancanza di sinergie sul territorio
Milano si sono allontanate e stanno giocando altrove. Lo dico anche qua, ho provato già dei contatti privati, lo dico anche qui che magari mi aiuta sempre, la volontà è quella di riportarle a giocare a Castiglione e farle quindi diventare anche un punto di partenza già strutturato. Anche perché poi le strutture ci sono a Castiglione. Sì, non un'infinità, riusciamo a tenerle bene con grosso sacrificio e quindi possiamo sfruttarle abbastanza. Calcio femminile, Gianni, che a Mantova ha sempre avuto dei tentativi, però sono sempre morti nel momento magari di decollare, mi ricordo. Sì, Porto, la Roverbellese, esatto, per esempio. Esatto, bravo. Tante realtà slegate tra loro, purtroppo, non c'è stato mai, mi viene in mente Cerlongo, altre, forse magari citandole faccio torto a qualcuno perché me ne dimentico, però c'è sempre stata una spinta verso la promozione del calcio femminile, purtroppo però non si è riusciti a coagulare queste velleità in una società che fosse strutturata, che portasse avanti una politica nel tempo che promuovesse ancora di più questo movimento, che è un movimento importante. Abbiamo visto poi, Ernesto ricordava la finale di Supercoppa, insomma Brescia e Verona non hanno solo le prime squadre ma hanno dietro sicuramente anche un vasto movimento anche giovanile, e sarebbe bello poter avere anche noi una realtà di questo tipo. Ci manca forse anche una squadra di vertice, ma parlo in generale, non soltanto del calcio femminile. Mentre Paolo parlava della polisportiva a Borgo Virgilio, mi viene in mente l'epopea del Gabbiano, ma non solo. Forse in questo momento ci manca per esempio una squadra di vertice nella pallavolo, che non deve naturalmente oscurare la visibilità dei movimenti giovanili, ma può fare addirittura da volano. Ecco, nel volley ci manca un po' questo da qualche anno, mentre ce l'abbiamo invece nel basket, una realtà importante. Insomma, sarebbe bello poter tornare a certi livelli anche con le prime squadre. Comunque, bella idea quella di riportare a Cerese il top team. Insomma, si era persa via da 2-3 anni. Insomma, questa cosa è stata fatta e insomma dà una mano. Ecco, magari non sarà decisiva, ma dà una mano. Ma io credo che sia una mano reciproca e gli amici del top team ce lo riconoscono sempre. Quindi, questo mi fa molto piacere. Ma credo che anche in quel gruppo ci sia la voglia, almeno io l'ho riscontrata in questo ultimo periodo, anche nei soci storici, insomma, del top team, che sono insomma, con Paolo Fattore in prima linea, ma insomma, certo, sono ragazzi che hanno voglia di fare pallavolo, e quindi ho notato in questo periodo la voglia di provare anche a fare di più, anche a fare di più. Quindi io ho fiducia, quest'anno è un campionato importante per loro, perché passare in B unica sarà un cambiamento importante nel volley il prossimo anno, con l'unificazione tra B1 e B2, quindi ci sarà un'unica B che sarà importante anche dal punto di vista dei costi, ma anche poi della resa. E ho fiducia che a Mantova si possa tornare a vedere, e poi dico Mantova perché insomma noi siamo a Cerese, però siamo ben sensibili a quello che può essere un discorso di economia di scala quando si tratta di fare le cose fatte bene. Adesso vi fermo un attimo perché andiamo a così entriamo nella nostra perla della settimana. Ovviamente, visto che il Mantova sta giocando, non è perla della settimana, abbiamo preso un'altra perla del passato, questa l'abbiamo scelta per voi. A dopo. La perla della settimana è offerta da Cosa cela una bottiglia di vino? Un sapore unico, autentico, nuovo e familiare. Un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili, un sapore irrinunciabile. Fine anno, la redazione sportiva di Telemantova sceglierà il gol o l'azione migliore dell'anno. L'autore del gesto tecnico migliore verrà premiato dalla cantina Virgili, con 100 bottiglie di Lambrusco Piafuc. La redazione sportiva e la cantina Virgili augurano in bocca al lupo alla squadra e forza Mantova. La perla della settimana è stata offerta da Cosa cela una bottiglia di vino? Un sapore unico, autentico, nuovo e familiare. Un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili, un sapore irrinunciabile.
Se andate a riprendere, insomma, questo gol importante realizzato sul campo del Bassano, visto come ha messo il Bassano, vittoria di quelle estremamente pesanti in questa stagione. Allora direi di fermarci, di andare in pubblicità e noi ci vediamo tra poco. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, noi come sempre in attesa della fine della partita tra Albinolef e Mantova, ormai siamo quasi agli sgoccioli, torniamo sempre un po' indietro negli anni, te fa sempre piacere, sì, caro dai, Gianni. Sì, anziano, mi piace ricordare i tempi andati e poi i servizi che proponete, perché sono di 10 anni fa, sì. Ricordiamo che questo è il decennale di Piazza Pallone. Certo, io lo ricordiamo sempre, 10 anni di Piazza Pallone, tu l'hai. Sono stato aperto la strada, poi per fortuna sei arrivato. No, per fortuna, tante cose. Insomma. Secondi sono a Biscardi. Mettilo come metà. Sottotitolo, secondi sono a Biscardi. Allora, andiamo a vedere quindi la Marcord 10 anni fa. Allora, non era proprio gennaio, insomma, era forse fine novembre, 25 novembre. Un'acqua per questa partita che ancora adesso me lo ricordo, anche se ero coperto, però sì. Se lo ricordano gli ultras di quella partita che hanno preso 90 minuti di acquazzone in faccia, e adesso lo dico, la partita Ternana-Mantova 1-1 con gol di Sommese. Andiamo a vedere. Il Mantova mantiene inalterata la sua imbattibilità anche contro la Ternana, con un 1-1 che forse avrebbe potuto essere una vittoria, vista la superiorità numerica di cui i biancorossi hanno goduto alla fine del match. Al terzo minuto, cross di Frick che taglia tutta l'area, ma nessuno devia in porta. Al settimo, tiro di Jimenez all'interno dell'area biancorossa, dopo un bello slalom, ma è Brambilla a ribattere con il corpo. Al 28esimo del primo tempo, il Mantova passa. Lancio da metà campo di Cioffi, velo di Graziani con Sommese che intuisce e taglia tutta la difesa, finta sul portiere e insacca per l'1-0. Nel secondo tempo, al 54esimo, Cadreva si presenta tutto solo davanti a Bellodi, che lo stende. Bertini di Arezzo fischia il penalty. Vediamo al rallentatore il fallo di Bellodi, il portiere biancorosso, su Candreva. È Frick ad incaricarsi della battuta del rigore, che non sbaglia, 1-1. Al 60esimo, pochi minuti dal gol, è Di Deo ad essere espulso, rosso diretto per fallo da dietro su Graziani. Nel finale il Mantova, in superiorità numerica, prova a riversarsi in avanti. A tempo scaduto, due occasioni per i biancorossi. Al 90esimo Graziani, lanciato sul filo del fuorigioco, spara il sinistro addosso al portiere Berni. E al 93esimo Noselli, su cross di Grauso, prende di mira il secondo palo, ma di testa manda a lato. È 1-1 tra Ternana e Mantova. Gianni? Sì, purtroppo era già il momento in cui a Noselli non riuscivano più le cose, le magie che gli riuscivano all'inizio della stagione. Abbiamo visto il pallone fuori e abbiamo detto che era novembre, perché ricordiamo che 10 anni fa come oggi invece c'era la neve, c'era il ghiaccio, no? Se non ricordo male, anzi il ghiaccio. C'era freddissimo, Mantova-Modena con il gol di Tarana dopo un minuto. Sì, con la magia di Poggi. Addirittura l'arbitro che andò a stringere la mano a Poggi. Una cosa inaudita. Era un bel Mantova, che poi si appannò un po' verso la fine di verso la fine di gennaio, anzi subito dopo, perché ci fu la sconfitta di Arezzo, quella di Cesena, altra partita, perché dal punto di vista climatico quella fu una stagione pazzesca. Cesena, Cesena meno 7, partita finita meno 8. Mezzanotte tra Mantova e Bari, quasi Mantova e Bari con la neve, quella in curva l'ho vista anch'io, quella con il ritardo di mezz'ora per stendere la vernice rossa, non so come chiamarla, per esatto per segnare le righe del campo. E dicevo, allora, prima di commentare la fine di Albinolef e Mantova, veramente manca pochissimo, andiamo quindi a vedere già adesso il prossimo turno di campionato, dopo. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Allora, come vedete, il Mantova avrà un'altra partita delicatissima contro il Renate, quindi giocherà questo altro mini spareggio per rimanere. Intanto è finita, lo possiamo dire adesso, è finita Albinolef Mantova 0-0, quindi 0-0, Mantova ha dominato la partita, è caso di dirlo, ha preso anche un palo, ha sbagliato un gol clamorosissimo con Anastasi, insomma le ha provate un po' tutte, ma ancora grande sterilità in attacco. Hanno giocato i due nuovi, hanno giocato Lobu, hanno giocato anche Tripoli. Mantova ha migliorato da un punto di vista del gioco, ma ancora
almeno questo l'impressione, che così il commento a caldo dopo aver visto dopo aver visto un po' le immagini, insomma, di una Mantova ancora molto molto affaticato in avanti, insomma, grandi difficoltà nel creare occasioni da rete anche contro un Albino Lecce. Quindi Mantova che si riporta a meno 5, diciamo così, dalla zona salvezza. Ritorniamo ancora sul discorso del prossimo turno, diciamo appunto Renate Mantova si giocherà sabato alle 15, sarà la prima giornata di ritorno. Poi andiamo a leggere velocemente le altre partite: Cremonese Bassano, Cuneo Cittadella, Ferral Pissolo Alessandra, gran bel match questo da vedere, Lumezzane Generminio, Padova Reggiana, Pordenone Pro Piacenza, Pro Patria Pavia, su Tirol Albino Lecce, quindi ho una vista meravigliosa perché riesco a vedere anche là in fondo, e quindi sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Andremo quindi a parlare di questo 0-0 tra Albino Lecce e Mantova con i nostri ospiti, anche con qualche collegamento più tardi, dopo la pubblicità, dopo. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, 0-0 tra Albino Lecce e Mantova, lo ripeto, palo di Anastasi in apertura, poi occasione fallita da Tripoli, sempre nel primo tempo, nella ripresa clamorosissima occasione di Anastasi con praticamente la porta vuota con palla fuori, insomma Mantova ci ha provato, però è riuscito a poche volte ad arrivare alla conclusione. Gianni, ti sei fatto un'idea della partita? Ma quello che hai detto tu sicuramente può essere un'analisi già esaustiva di una partita che non ha offerto tantissime emozioni, a parte appunto queste tre limpide occasioni. D'altra parte il Mantova non mi pare che abbia sofferto molto dietro, non ricordo occasioni particolari, però di fronte c'era l'Albino Lecce, penso, lo dicevamo prima con Paolo durante la pubblicità, forse il peggior attacco della Lega Pro, almeno del girone A, credo, e comunque insomma questa purtroppo è un'occasione persa, una partita che si doveva vincere, diciamo anno nuovo, Mantova seminuovo, ma problemi vecchi che purtroppo nemmeno questa partita è riuscita a risolvere, anche se qualche cosa di più si è visto sul piano della manovra, perché abbiamo visto più possesso palla, soprattutto nei primi minuti, prima mezz'ora, insomma abbiamo visto un buon Mantova, e poi purtroppo nella ripresa, a parte questa clamorosa occasione, non si è visto molto altro. Ecco, una domanda che faccio a te Ernesto, sì. Momentè, Ruopolo, Anastasi, Tripoli, Caridi, aveva tante punte il Mantova a disposizione per una partita di questo tipo contro una squadra che si doveva attaccare in tutti i modi possibili. In campo il Mantova è sceso con Tripoli, Anastasi e Caridi, per te è stata una scelta giusta oppure no? Ma da quello non avendo cioè, avendo in panchina, per me per carità, Ruopolo non è in condizione, sai, infatti, Ruopolo vederlo in panchina fa un certo effetto. Fa sempre un certo effetto, quello è pacifico. Il fatto è che non avendo modo di vederli in settimana fai fatica poi a capire quali possono essere le condizioni, perché poi se le scelte in corsa cambiano vuol dire che qualche minuto nelle gambe ce l'avevano anche loro. Sulla questione tante punte, tanti gol, non sono mai stato d'accordo, nel senso che si possono costruire squadre vincenti con una punta soltanto e poi chi gli si muove intorno. Abbiamo detto anche l'altra volta, probabilmente la sterilità offensiva del Mantova, come di altre squadre, non è tanto da ritrovarsi, non è da andare a cercare nell'assenza di prime punte o di punte di movimento, comunque giocatori che la devono buttare dentro, quanto probabilmente nella costruzione che deve portare poi questi signori a fare l'ultimo tocco verso la porta. Probabilmente i problemi non sono lì davanti, ma nella costruzione del gioco, o chi in un assetto che deve essere che deve prediligere anche il gioco sulle fasce, probabilmente c'è qualcosa che manca lì per mettere in condizione le punte di segnare. Siamo in collegamento telefonico da Bergamo con Alberto Sogliani della Gazzetta di Mantova. Ciao Alberto. Ciao, buona serata a tutti. Allora, abbiamo dato un'occhiata a Mantova che ha creato, ha fatto gioco sicuramente, ma troppi errori in avanti e forse anche troppe poche occasioni create. Cosa dici? Sì, diciamo che ci siamo un po' così, abbiamo messo qualcosa di più nel finale della partita, perché all'inizio del secondo tempo è stato abbastanza, insomma abbiamo perso secondo me una ventina di minuti almeno, poi nel finale siamo saltati un po' fuori, abbiamo avuto un'occasione veramente clamorosa con Anastasi che a porta vuota, diciamo che non è stato capace, esatto, di metterla dentro, e poi c'è stato
un tiro dalla distanza di Ungaro, insomma un Manto che secondo me sì, ai punti avrebbe nettamente vinto, se non altro anche perché Albino Leffi non ha fatto neanche un tiro in porta, però purtroppo lo sappiamo sempre, il calcio non è la box, oggi sarebbe bastato un gol, ripeto, piccolissimo passo in avanti, se non altro dal punto di vista delle conclusioni a rete, però mi sembra sempre una squadra sempre troppo compassata e mai in grado di superare le avversarie dal punto di vista fisico, cioè sì, quelle sono occasioni che costruiamo, così le abbiamo su azioni magari, non voglio dire estemporanee, sempre su un gran possesso palla, però non cambiamo mai passo, cioè abbiamo sempre quel passo lì e per gli avversari tutto sommato mettersi dietro e difendersi è abbastanza facile. Ecco Alberto, poi ti lascio perché immagino dovrai fare interviste e avrai da correre. Momentero Opolo in panchina, eccessivo oppure no? Ma Opolo credo che fosse anche giustificato anche dal fatto che insomma ha giocato per mesi direi con una gamba diciamo a mezzo servizio, quindi sì, sicuramente questi 20 giorni gli sono serviti per provare a recuperare, evidentemente non era recuperato al 100%, è venuto dentro nel finale per dare una mano e ci sta, a momenti è stata evidentemente una scelta tecnica per vedere cosa poteva dare diciamo questo nuovo acquisto, questo Tripoli, e abbiamo visto che insomma sì, anche lui comunque è abbastanza indietro di condizione, insomma, per cui credo siano state due scelte, una tecnica e l'altra tattica, comunque insomma è andata così. Alberto, ti ringrazio, ti lascio il tuo lavoro, dopo... Grazie a voi, grazie. Quindi buon rientro buon proseguimento, grazie, ciao di nuovo. Oh, ragazzi, io ce l'ho qua, cioè se c'hai Momentè, sta bene, l'ultima partita ti ha fatto gol, ti ha risolto con la propata, sei l'Albino Leffe, sei a casa loro, sei tra l'altro un ex, non, per me non metterlo dal primo minuto, anche se in odore di cessione, per me è un po' pesante, non so, è un'impressione mia, io... Da presidente, cioè nel senso quando c'hai una punta forte, anche se magari un po' lunatica, però fa gol la giornata precedente, così insomma, non so, per me non metterlo subito un momento, per me è un errore. Guarda, io penso che i presidenti anche a livello dilettantistico come siamo noi possono fare sempre dei danni su queste cose perché condizionano molto anche gli allenatori col loro pensiero. Io la penso esattamente come te ovviamente. Perché questo è un nome che ha dimostrato anche nelle partite precedenti di aver potuto dare qualcosa di più e dare un minimo cambio di marcia. Io credo che la voglia di provare i nuovi, la voglia di provare i nuovi anche con un cambio di modulo, insomma probabilmente ha portato tutti a sperare di vedere veramente un Mantova che cambiava pelle. A me non è sembrato, adesso io non è che quest'anno abbia seguito il Mantova moltissimo, quindi non mi posso esprimere nel dettaglio, però non ho visto un Mantova diverso da quello che molti amici che frequentano la curva mi raccontano ogni fine partita, insomma. Mantova timoroso, un Mantova che ha paura proprio nella costruzione del gioco, come si stava dicendo prima, ha paura a rischiare. E queste cose ti portano a fare partite come questa, dove potevi avere una grande occasione per accorciare molto e invece non sei riuscito a fare la differenza rispetto a una squadra che veramente ha dimostrato di essere poca cosa. Allora, stiamo per organizzare un altro collegamento telefonico, se non c'è già. Alfio? Sì. Ah, ok, no, siamo già pronti. Alfio Pelliccioni, direttore sportivo del Mantova. Allora, 0-0, Mantova... intanto ti ringrazio di esserti collegato con noi. Diciamo 0-0 che ha messo in evidenza i cicci in bocca un attimo. Ha messo in evidenza un Mantova che ha fatto gioco, però ancora un po' di difficoltà in avanti. Non so, d'accordo sul signore di prima che stavo commentando. C'è la delusione anche da parte nostra del risultato, però perlomeno il Mantova ha giocato. È stato sfortunato al terzo minuto, ha fatto anche un palo. E purtroppo dopo abbiamo ancora dei difetti, naturalmente siamo una squadra prevedibile, una squadra ancora un po' lenta, però in questa partita qui il gioco l'abbiamo fatto noi. Sei rimasto soddisfatto della prova dei due nuovi? In parte c'è qualcuno, il terzino Robue è già abbastanza, però doveva fare un altro tipo di lavoro. Tripoli si vede che è un pochettino ancora indietro sul lato fisico. Ovviamente si sta attendendo anche un Caridi al 70%, credo che quello visto oggi è ancora al 30-40%, insomma. Tutti e tre gli attaccanti al 50-60%, perché tutti e tre venivano da infortuni,
Oltre Tripoli, che era mesi che non giocava, c'ho qualche problema, no, però il mister se le ha provate tutte, ha messo su Ruopolo, ha messo su Momentè, ha messo su Ungaro, perciò però non c'è stato niente da fare. Siamo ancora troppo prevedibili. Avvocato del diavolo faccio, Momentè, non era forse il caso di metterlo subito? Sono scelte che fa la natura, no, non certo, è che certo, possiamo certo. dire. Giochevamo già con tre attaccanti. Ho capito. Senti Alfio, allora, discorso mercato adesso, come siamo... Ma in questo momento siamo bloccati perché noi abbiamo già in arrivo due giocatori, non abbiamo in partenza ancora nessuno, abbiamo bisogno che se ne vada qualcuno per poi prendere altri giocatori. Ecco, si è parlato anche di questo problema, molto, molto affetto da parte dei giocatori per la maglia biancorossa, insomma, non se ne vuole andare nessuno, l'hai anche dichiarato. No, infatti il difficile è proprio questo, perché se non si trova delle soluzioni giuste, nessuno si può muovere la mano. Cristini e Marchi, sono lì per arrivare o c'è ancora qualche titubanza da parte di due giocatori? C'è ancora qualche titubanza da parte di uno dei due giocatori, speriamo che in settimana di cercare di convincere uno, così vengono tutte e due. Con Marchi e Cristini tutto finito, ci sarà qualcos'altro? No, ci sarà qualcos'altro, ma sempre comunque se i ragazzi, qualcuno parte, altrimenti sono fatica con le liste fisse. Albino Leffe è trovato oggi, quindi per te oggi quel risultato 0-0 con l'Albino Leffe è un piccolo passo in avanti oppure no? No, sotto il profilo del risultato è una delusione, perché si sperava molto in questa vittoria, però dato che noi dobbiamo lavorare, salvarci, dobbiamo dare fiducia e credibilità a questa squadra. Ho capito. L'ultima domanda, poi ti lascio. Tante voci anche a livello societario, insomma, qualche ingresso nuovo, qualche figura nuova all'interno della società. Te come la stai vivendo in questi giorni, queste notizie che vengono fuori? No, io non ci faccio caso. Queste sono problematiche della proprietà, perciò a me non mi è stato risultato niente. Per ora io rimango tranquillo, il Presidente è tranquillo, perciò rimango con la mia tranquillità. E poi mi viene da fare una battuta, Alfio, questa qua è acqua minerale in confronto a quello che si è vissuto qualche esatto. mese. Esatto. Ok Alfio, ti ringrazio di essere ciao, intervenuto, grazie tante. Ernesto, Mantova che quindi si deve salvare, insomma qui c'è una partita che doveva... Sono troppe quelle gare che si dicono può dare la svolta e così sì, via. Sì, è uno 0-0 che non sa né di carne né di pesce. Esatto. Ah, scusate, esatto. Ti ho dato l'imbeccata. Esatto. Scusa se ho parlato di cose alimentari. Sì, quest'ora che mangerei anche il pallone di Mantova Albino Leffe. Dicevi. No, probabilmente il chiamarsi di domenica in domenica, il nostro campionato inizia domenica prossima, il nostro che poi non si gioca mai di domenica, quindi o sabato, lunedì, quello che è. Il chiamarsi la prossima partita è quella che fa iniziare il campionato, per me è sempre un errore. Il campionato comincia a agosto-settembre, finisce a aprile-maggio, quello che è. E quindi dire che comincia è sempre un grosso errore, perché si dà alibi al passato e si mettono troppe speranze in quello che deve essere il futuro. L'economia di un campionato va vista dalla prima all'ultima giornata e man mano va aggiornato secondo quello che è l'avanzare delle partite della classifica. Quella di oggi sulla carta era una partita da vincere. Il Mantova qualcosa in più rispetto alle scorse settimane che l'abbiamo visto lo ha fatto, non è stato sufficiente perché probabilmente tutte le precondizioni che condizionano, scusate la ripetizione, il Mantova di partita in partita fanno sì che una qualunque squadra con la mole di gioco fatto oggi andava a vincere tranquillamente 1-0, 2-0 magari anche, il Mantova probabilmente deve fare 120-130% per poter arrivare al primo gol. Perché? Perché capitano le stagioni in cui le precondizioni vanno a essere tali da poterti permettere in negativo questo. L'anno anche della retrocessione del Castiglione, che tu ricordi, non era infatti, non c'era lì una brutta squadra, no, non era in attacco, insomma, erano quelle stagioni che possono... Erano molto più acerbi di quello che sono, esatto, sono oggi, sì, sì. E questo c'è da dire, furono, a differenza dell'anno prima, quell'anno lì fu un po' più disgraziato sui giovani, giovanissimi, pensare che Bonato faceva il secondo portiere in quel Castiglione, esatto, a Iali, quindi c'erano lì... Che fine ha fatto Iali? Iali è alla Torres.
in Serie D, ha vissuto il marasma C, D della Torres, è rimasto lì in D, si alterna con una quota, per tornare sul discorso, con 95, e quindi si alterna, pur essendo un portiere di profilo molto 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 elevato. Detto ciò, quell'anno lì era un po' particolare, che praticamente retrocedevano tutte in Lega Pro, quindi era molto difficile costruire una squadra. Si retrocessi con 45-46 punti quell'anno, pensa un po'. Quindi quel discorso. Però quell'anno lì il Castiglione era una squadra che faceva, però 0-0, perdeva 1-0, pareggiava 1-1, di imbarcate ne ha prese poche, ha preso la prima in casa con Real Vicenza, che poi fu sorpresa del campionato. Quella col Mantova? Quella con Mantova in casa nel derby, in 10, l'espulsione di battaglia, eccetera. Ci furono poche imbarcate. Per Gran Floriano quella partita lì. Sì. Furono il 3-0 qui in casa, il famoso caso che Iali dice no, è calcio d'angolo e prendiamo gol su calcio d'angolo. Sì, certo. Ci furono un po' Sì, è vero, l'eccesso di onestà. Di Iali che devia la palla, l'arbitro non dà l'angolo, gol. Giustamente, no vabbè. È stato ringraziato da tutti. Sì, dai giornali è stato lodato, al servizio di Rai Sport. Cioè, ha avuto anche un certo... Nel post è stata una festa, no? Quell'anno lì fu per alcune cose, senza andare a fare paragoni, però ti capita quell'anno in cui dici faccio 100, dovrei avere l'obiettivo del gol, e invece no, fino a quando non arrivi a 130, 140, altro, non riesci a buttarla dentro. Sviluppi sul discorso Castiglione? No, siamo sempre detto fine febbraio, quindi fine febbraio. Prossima volta, no, ci siamo dati una scadenza, come dicevo, l'avevo data generica su inizio anno, adesso abbiamo iniziato. Tanto avete fatto anche tanta gente quest'anno in terza, no? Anche sì, gli spettatori. No, a livello di non si può essere contenti. C'è stato anche qualche, insomma, la prima giornata in testa c'erano 200-300 persone. La media comunque sfiora sempre le 200 unità. L'ingresso gratuito facilita, però comunque la domenica le persone sono lì, vengono volentieri, poi e sono tutti ragazzi giovani, tra amici, genitori, parenti, morosine e tutto, lo zoccolo duro c'è sempre. Ma posso riallacciarmi al discorso del Castiglione, perché ci sono state stagioni in cui il Castiglione era pressoché imbattibile in casa. E per recuperare il gap il Mantova ha disperatamente bisogno di migliorare il proprio rendimento casalingo, e abbiamo visto che in certe situazioni certe squadre palesemente ci hanno sovrastato, come l'Alessandria e la stessa Reggiana, che poi si è persa, comunque all'inizio fece un partitone contro il Mantova, la stessa Gian Erminio, ma lì insomma giocò il jolly e andò bene, però normalmente si presentano molto coperte al Martelli ed è sempre difficile passare. E i punticini li raccogliamo fuori, perché ultimamente insomma la sequenza è abbastanza positiva, a parte insomma oggi vabbè un punticino che però muove qualcosa, anche se ci aspettavamo qualcosa di più, e adesso ci aspettiamo qualcosa di più anche in casa, perché due vittorie ottenute fin qui sono decisamente troppo poche. Borgo Virgilio, allora riprende l'attività della squadra di seconda domenica, se non sbaglio. Sì, cominciano domenica. Abbiamo affrontato questo campionato con grandi ambizioni, a dire la verità, perché abbiamo pensato tutti insieme che fosse un anno da sfruttare, abbiamo consolidato la rosa dello scorso anno, che già aveva fatto bene, non arrivò ai play-off per la famosa regola dei 10 punti. Però abbiamo tenuto lo zoccolo duro, abbiamo inserito qualche giocatore interessante. Diciamo che siamo andati bene, abbiamo purtroppo perso qualche colpo nelle ultime di campionato prima della sosta, però insomma l'obiettivo, è inutile nascondersi, è quello almeno di fare i play-off e di provare ad andare prima. Insomma. Per noi Borgo Virgilio è una piazza anche in sintonia un po' con le realtà locali, con la stessa amministrazione comunale. La prima categoria vorremmo infilarla, insomma, prima o poi. Ecco, una curiosità chiedo, l'unione dei due comuni ha agevolato anche la polisportiva? Anzi, direi il contrario, nel senso che l'unione delle polisportive è stata precedente alla unione dei due comuni. Sì. Io sono molto contento che personalmente di questo passaggio, perché l'ho seguito personalmente, l'ho voluto e ho trovato al Borgovilla, questa è la polisportiva che è confluita con noi della polisportiva Borgo Virgilio, ho trovato persone molto intelligenti, capaci di capire che era veramente un caso dove l'unione ha fatto veramente la forza, ed è stato abbastanza semplice. E lo consiglio anche a chi ha queste possibilità, perché tante volte, noi ripeto, l'abbiamo fatto già il primo anno, che fu l'anno scorso, abbiamo messo in campo
tra l'altro il 20% di squadra in più, perché poi abbiamo anche tenuto l'impegno di far giocare tutti i ragazzi. Insomma, oggi giochiamo su 6-7 campi, insomma, noi giochiamo a Cerese, giochiamo a Villa Saviola, giochiamo a Borgoforte, giochiamo a Roma, giochiamo dappertutto. E questo è uno sforzo che fanno tutti i dirigenti, che non finirò mai di ringraziare, che seguono questi numeri. Però è anche vero che la volontà delle due società di fondersi in questo modo ha aiutato anche il percorso delle due amministrazioni. Io ne sono convinto, perché è stato un passaggio che ha dimostrato che, insomma, si poteva davvero andare d'accordo anche in attività così importanti. Ok Gianni, quindi tornando al discorso del Mantova, insomma, sarà un girone di ritorno abbastanza impegnativo, insomma. Domenica si parte con Renate, sabato con Renate, poi ci sarà finalmente una partita di domenica, se non sbaglio, con il Sottirol, alle 15, proprio l'orario canonico, e chissà che magari non ci porti bene, perché adesso davvero la svolta avrei voluto cominciasse oggi, ma è una mini svolta, possiamo dire, che però deve assolutamente incrementarsi a partire dalla prossima partita, anche perché Renate è un altro scontro diretto. Allora, ricordo i telespettatori, 0-0 tra Albinoleffe e Mantova, Mantova che ha fatto la partita, ha sfiorato anche 2-3 occasioni clamorose, ma rimane la bara in bocca, perché era una partita, per la mole di gioco dimostrata, da vincere. Palo di Anastasi, occasione fallita dallo stesso Anastasi, hanno giocato i due nuovi acquisti, il direttore sportivo è stato, l'avete sentito qualche istante fa, insomma, ha confermato che poi in settimana ci saranno anche ulteriori novità di mercato. Mantova che quindi rimane con questo risultato a meno 5 dalla zona salvezza, che è un gap abbastanza impegnativo, che basterebbe anche avere un minimo di continuità che si può colmare, insomma, quello che un po' tutti si attendono, insomma, i tifosi del Mantova, e la speranza, ha detto anche Gianni, che almeno questi punti arrivino magari al Martelli, che, visto che anche un tifoso l'ha detto, fa, per vedere un gol sotto la curva a te abbiamo dovuto aspettare 3 mesi, insomma, è una cosa un po' particolare. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi telespettatori, ringrazio Gianni Velonesi, grazie, Ernesto Valerio e Paolo Greffi, e noi ci vediamo ovviamente tutti i giorni con TG Sport, e poi pian pianino riprenderanno tutte le nostre produzioni sportive, dai dilettanti, dal calcio giovanile, dal basket e così via, e poi ci vediamo lunedì prossimo sempre con Piazza Pallone. Ciao, ci vediamo.